Facciamo degli esempi pratici di equivalenze che possono accadere tutti i giorni. Allora, qui ho una distanza tra il paese e la città, poi ho una massa, vedete il pane grattugiato, e poi ho una capacità, questa è l'etichetta di un'acqua minerale. Andiamo per ordine. Facciamo prima la misura di lunghezza. Allora, per andare dal paese alla città, vedete, il cartello mi indica 12 chilometri. Io adesso voglio esprimere questi 12 chilometri in metri. Ok? Cosa faccio? Vado a prendere la mia tabella delle misure di lunghezza, eccola qui. Ok? Allora, mi trovo in unità di misura di chilometri, devo esprimere questa unità di misura in metri. Quindi, cosa farò? Andrò verso destra e moltiplicherò per 10, per 100, per 1000. Quindi 12 per 1000 sarà uguale a 12.000 metri. E se io volessi esprimerla in centimetri, allora 12 chilometri moltiplicherò per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000. Quindi 12 per 100.000 è uguale a 12, 1, 2, 3, 4, 5 zeri. Fino qui per capire meglio. Ecco qui. 12 chilometri sarà corrispondente a 1.200.000 centimetri. Facciamo ora l'esempio del pane grattugiato, quindi di una massa. Vedete? Qui mi indica il contenuto, 400 grammi. Benissimo. Se io adesso voglio esprimere questi 400 grammi in milligrammi, cosa faccio? Mi trovo in grammi, devo andare verso destra, vedete, milligrammi è un sottomultiplo, per cui moltiplicherò per 10, per 100, per 1000. Quindi avrò 400 per 1000, che è uguale a 400.000. Cioè 400.000 milligrammi. Magari voglio esprimere i miei 400 grammi in chilogrammi. Benissimo, mi trovo in grammi, voglio esprimere questa unità di misura in chilogrammi. Vado verso sinistra, per cui dividerò, perché vado da un'unità di misura a un suo multiplo, quindi diviso 10, diviso 100, diviso 1000. Per cui 400 diviso 1000 sarà 0,400 chilogrammi. Facciamo ora un esempio con le misure di capacità. Questa è un'etichetta di acqua minerale e abbiamo che questa bottiglia contiene 1,5 litri di acqua minerale. Benissimo, 1,5 litri. Vi faccio notare una cosa, alcune volte l'unità di misura litro è indicata con la lettera grande, alcune volte con la lettera piccola. Questa volta la scrivo con la lettera piccola per uniformarci a questa nostra tabella. Ora, ammettiamo che io voglio esprimere 1,5 litri in centilitri. Devo andare dall'unità di misura verso un suo sottomultiplo, quindi moltiplicherò per 10 per 100. Allora, 1,5 per 100 è uguale a 150 centilitri. E se io volessi esprimere 1,5 litri in, diciamo, ettolitri, allora, dall'unità di misura vado verso un suo multiplo, quindi vado verso sinistra, per cui divido. Per quanto divido? Divido per 10 se dovessi esprimerlo in decalitri, divido per 100 se dovessi esprimerlo in ettolitri, in questo caso è proprio ettolitri. Quindi 1,5 diviso 100 ed è uguale a 0,015 ettolitri.